Sono stati ritrovati due dei quattro corpi dispersi. Questa mattina sono stati individuati in due zone diverse, dalla frana. Un uomo è stato estratto, l'altro si sta procedendo alla estrazione. Noi ci colleghiamo subito con Gennaro Savio che è sul luogo. Gennaro, allora, le ultime novità? Sì, le ultime novità sono proprio quelle che accennavi tu. Purtroppo stamattina sono stati ritrovati due corpi. Uno è stato estratto, Salvatore Impagliazzo, che era il fidanzato di Eleonora Tirabella, la prima vittima ritrovata di questa immane tragedia, e l'altro Gianluca Monti. Ora si cercano le altre due disperse, due donne, Valentina Castagna e Maria Teresa Arcamone. Io in questo momento sono al Maio, proprio a pochissima distanza da dove si è verificato il ritrovamento dei due corpi, non lontano dalla abitazione in cui si trovavano nel momento della frana. E diciamo veramente uno strazio continuo qui Tu ci confermi alle quando mie stanno. spalle. Gennaro, le agenzie sostengono che un corpo è stato già estratto, l'altro invece non è stato ancora, si trova ancora sotto le macerie. È così? Perfetto, Sì, in questo momento è così. allora Gennaro, la situazione a Ischia dopo tutti i giovani volontari, anche alcuni comuni si sono attivati in questa gara di solidarietà ed hanno mandato mezzi uomini per aiutare i soccorritori che sono sull'isola. Sì, c'è veramente una grande solidarietà. E con Tutto è collegamento che partito si è perfetto. Vai, vai, Gennaro, vai. diciamo, dalla spontaneità con cui decine inizialmente, poi centinaia di giovani sono cominciati a giungere quotidianamente qui a Casamicciola per aiutare i soccorritori, gli uomini della protezione civile a spalare il fango. Ti posso dire che quello che preoccupa di più ora, in queste ore, sono le previsioni meteo per i prossimi giorni, in quanto per il weekend è previsto un peggioramento con l'arrivo di nuove piogge. Io proprio stamattina ho intervistato il geologo Aniello Diorio, che è stato il primo a ispezionare diciamo tutta l'area della frana e ci ha dichiarato che la situazione di pericolo è purtroppo peggiorata. Dunque l'arrivo delle piogge potrebbe creare ulteriori problemi. Di qui da ieri sera si sta provvedendo a far sfollare altre famiglie in zona. Dunque stanno aumentando gli sfollati che almeno al momento saranno sistemati, accolti, ospitati in altre strutture ricettive della nostra isola. Grazie, grazie per questo tuo contributo. Noi ci risentiremo senz'altro nelle prossime ore per ulteriori aggiornamenti. Ed ora il servizio sul ritrovamento.